Grande successo per la nuova edizione di Scherzi a parte condotto da Enrico Papi. In particolare è stato molto divertente vedere lo scherzo fatto ad Orietta Berti. La cantante viene fatta salire su un'auto che per lei si trasforma in una trappola tecnologica. Infatti, non riesce ad uscire dall'auto, non può togliersi la cintura, è immobilizzata, non riesce ad arrivare a nessun tipo di comando né vocale né manuale. A nascondersi dietro l'assistente vocale c'è Manuela Arcuri, la quale non risponde appositamente ai comandi che le dà Orietta Berti. Sentiti però in contatto telefonico l'artista con il manager, sono costretti a decidere di chiamare i soccorsi. Una volta che è arrivato il carro attrezzi, sembra che i problemi si siano risolti e invece no. Lo scherzo continua perché il carro attrezzi si ferma al distributore, anche lui con problemi al motore e non riesce a ripartire. A questo punto Orietta Berti è da sola, chiusa nell'automobile. E ad assistere ad una furiosa rissa tra il proprio autista e quello del soccorso stradale. È molto spaventata per tutto ciò che le sta accadendo. Dice: questi sono dei pazzi, io voglio uscire da qui. Insomma, è molto spaventata. Dopo varie peripezie e tentativi di scendere dall'auto e quant'altro, alla fine il mezzo si ferma e sulla facciata di un palazzo ecco scendere un telone con la scritta enorme di Scherzi a parte. E così cerca di rincuorarsi e dice: accidenti, mi avete fatto prendere un enorme spavento. Una volta entrata in studio, la Berti è ancora comunque incredula, anche sul conduttore, dice: ma sei Enrico Papi veramente o sei un sosia? Chiede la cantante. Lo studio scoppia a ridere. E la puntata è pronta a proseguire sulle note del brano Mille, ma quando l'artista si avvicina al microfono, ecco che sbuca fuori la sua sosia. Sono io la vera Orietta Berti. E allora la vera Orietta Berti invece dice: questa signora qui la conosco, manda sempre dei fiori. Ha concluso divertita.